Sicuramente l'abbiamo detto all'inizio di questo ciclo di due amichevoli importanti, due amichevoli di blasone con Spezia e Genoa. Il nostro obiettivo era comunque continuare la nostra preparazione in vista del campionato, sfruttare al meglio, visto il livello degli avversari, la fase non possesso, e così è stato. Come dicevo prima, soddisfazione da parte di tutti, soddisfazione per l'evento, è stata una bellissima festa. E quindi niente, non possiamo essere che contenti. Ora continuiamo la nostra preparazione, stasera si ritorna in ritiro in quel di Pallare, dove Pallare e Carcare stanno accogliendoci con un affetto inaspettato e una sorpresa ogni giorno, sia per l'impiantistica sia per le strutture. La struttura appunto di Cadelvescovo, gestita dalla signora Vilma e da tutto lo staff, ma proprio il paese ci fa sentire a casa. Questa è stata una bellissima sorpresa, speriamo di poter ripetere magari anche l'anno prossimo questa esperienza. Sabato chiuderemo il ritiro con un amichevole in quel di Pallare con la Sestrese, allenata da Pierluigi Lepore. Come ho detto prima, stiamo lavorando, i ragazzi sono sottoposti tutti i giorni, quindi non è che abbiamo preparato queste partite, perché ripeto, avevamo un gap tecnico impensabile. Abbiamo continuato a lavorare ieri, stamattina, con i nostri carichi di lavoro importanti, perché sappiamo che la corsa è un'arma che utilizzeremo, e l'aggressività e il tenore fisico, la tenuta, e quindi ci sta anche che qualcuno dei nostri stasera poteva essere già di per sé, giocando una squadra di Serie A, in difficoltà, ma anche a livello fisico potesse avere qualche problemino. I ragazzi hanno fatto molto bene, anzi sono andati per molti aspetti al di là delle nostre aspettative. Come diceva il mister, siamo contentissimi, dobbiamo prendere con la giusta visione questo evento e questo risultato. Quindi si lavora, come in tutte le cose si può migliorare, ma ripeto, stiamo facendo un gran lavoro, il risultato di stasera non ci deve distogliere da quello che è il nostro obiettivo e dagli obiettivi perseguiti, che sono stati tutti centrati e raggiunti. Non con la formazione titolare, tra virgolette, all'inizio della partita. Anche sotto quel punto di vista avete avuto una gestione propedeutica a qualche punto senza farvi condizionare da... Sì, come hai colto te, è così. Noi non abbiamo messo in campo quello che poteva. Abbiamo fatto una specie di turnover, mi sembra riduttivo e mi sembra di sminuire gli avversari, che avrebbero comunque stravinto in ogni caso. Però abbiamo fatto una gestione nei ruoli, avendo per ogni ruolo un doppione noi. Abbiamo fatto una gestione dei ruoli oculata in base ai carichi sostenuti e in base alla condizione fisica dei ragazzi, a qualche infortunio, a qualche acciacco. E abbiamo fatto così, ripeto, perché nel rispetto degli avversari di questo ciclo di amichevoli importantissime, non dobbiamo distoglierci in maniera molto umile da quello che è il nostro obiettivo, che è cercare di fare il massimo in questo campionato di Serie D. In mercato la squadra è rinforzata? Allora, la squadra diciamo che al 99,9% è quasi completata, però è normale che noi non ci... In questo calcio moderno non bisogna mai né chiudersi né pensare che sia tutto staticamente fermo, quindi in base a quello che succederà in fase prima della chiusura del mercato, potremo operare o no, valuteremo. Adesso abbiamo avuto tantissimi riscontri positivi da parte dei nostri ragazzi, quindi siamo molto soddisfatti. A livello personale mi sento di dirlo, ma anche condividendo spesso col Presidente, spesso, sempre quello che facciamo, quotidianamente, mi sento di dire che è un bel buongiorno, anzi, dobbiamo essere bravi a far sì che questo aspetto positivo non diventi un freno, ecco, non diventi un lato negativo, questo sicuramente. Ma guarda, ti dico la verità, in questo momento la squadra mi sembra completa, lo dicevo, quindi poi ripeto, bisogna guardarsi in giro tutti i giorni e guardare il nostro campo tutti i giorni, il campo di allenamento, però direi che, ho detto, al 99,9% la nostra campagna acquisti è terminata, però ripeto, mai dire mai, il calcio moderno insegna.